E allora, buonasera amiche mie. Io qui ho fatto tre belle palle di pizza e che dobbiamo fare la pizza. Avete visto la lievitazione? Io ve l'ho messa su YouTube. Quindi adesso vi faccio vedere come le facisco, perché alcune mi hanno detto: Franco, sai perché non ci fai vedere come le prepari? Vabbè, tanto l'impasto lo sapete come si fa. Quindi mi metto l'olio nella teglia. Adesso facciamo una bella pizza Napoli. Vedete? Allora, un po' di farina. Prendo la teglia e me la metto sulla teglia. Bene? Adesso con le mani diamo la forma della pizza. Facciamo, io lascio un po' i bordi un pochino più sollevati, vedete? Così non fuoriesce la salsa che metto e la mozzarella. Stendiamo così. Ecco, fatto. Via. Questo è tutto. Oh, il forno già l'ho acceso a 250 gradi, eh? Perché il forno lo dovete accendere una mezz'oretta prima di farlo, perché deve essere bello caldo, perché questo poi non è il forno come ce l'hanno i pizzaioli, eh. Io ho il forno mio, quello statico, lo accendo prima, così è bello caldo caldo. Eccola. Guardate, con i bordi un pochino più alti, più gonfi, eh? Ecco fatto, vedete? I bordi devono essere così, ben alti. Quindi adesso vado a mettere il pomodoro. Allora, quindi ci vado a mettere il pomodoro. Io poi faccio sgocciolare un poco i pomodori perché non mi piacciono, perché sennò esce troppa acqua. Allora, facciamo con le mani. No? Ecco qua. Belli i pomodori. Adesso ci metto le acciughe, filetti di acciughe. Bella, saporita, saporita, no? Questa nel forno la lasciate 5-10 minuti, quando vedete già che il bordo si è ben oscurato, va bene? Si è un po' bruciacchiato, diciamo. Quindi mettiamo due capperini. Due capperini. Ci vado a mettere la mozzarella. Questa è quella, diciamo, che gli piace di più a mio marito, eh? A Pantaleona, che quello gli piace la Napoli. Ecco fatto.
oppure due olive. E un po' di origano. Ci vado a mettere una punta di sale. L'esperta di buone maniere Sibilla della Ghera poco, consiglia quando ci si presenta, ecco, così, un po' d'olio. Oppure non si deve dire mai? Piacere. Perché? Questa è la Napoli. Vedete? Ecco. Mo faccio la mia. Quindi prendo la bottiglia. Io a me la Napoli non mi piace molto. Quindi, allora, mettiamo un po' d'olio sotto. E vado a prendermi la mia palletta. Vedete? Quindi andiamo a stenderla così dal centro e formiamo i bordi. Va bene? Così. Se vi attaccate, mettetevi infarinatevi le mani. Così. Dal centro andiamo ad allargare. Questa vi viene bella sottile, però croccante. Ok? Così. Andiamo a stendere bene bene così. E voilà. Un lustro italo. Te lo fatti vuol farti cadere. Scambetto. Scambetto. Andrea. A potere sensitivo. Ecco. Ho fatto pure la mia. Vedete? Così riesce un'ottima pizza. Ecco fatto. Ora la mia cosa ci metto? A me piace molto la pizza con il tonno e cipolla, però no, non la voglio fare così. Ecco fatto. Allora, mettiamo il pomodoro, questo sempre come base, eh? Ci metto un poco di sughetto e la vado a stendere con le mani. Sopraffino, perfetto. Vedete? C'è chi non se li fa mancare mai in spiaggia. Italo veloce ai 10 secondi. Ecco fatto. In borsa l'andamento. Adesso che cosa ci mettiamo? Mettiamo un po' di origano. Mi metto un po' di origano. La mozzarella. Poi a me piace molto la mozzarella. Così. Poi mi vado a mettere un po' di emmental grattugiato. Potete metterci anche un po' di grana, se avete il grana,
potete metterci anche il grano. A me mi piace molto formaggio, molta mozzarella. Ecco fatto, no? Ecco. E questa è la mia. Ecco due olive. Un po' di origano, ecco, un filo d'olio, voilà, basta, eccolo. Questa è ai formaggi, vedete? Monazza. Adesso quella per mio figlio alla, con i wurstel. I ragazzi piacciono molto i wurstel. Allora, questa è al wurstel. Ecco. Avete visto come le riempio io le pizze mie? Beh, giustamente l'altra volta l'avete già vista e già pronta, però giustamente alcune di voi mi hanno chiesto di farvele vedere come, che cosa ci metto dentro. Cioè, non è che ci metto chissà che cosa, eh? Giusto per farvi vedere come me le stendo nella teglia. Ecco fatto, no? Io lascio i bordi un po' più alti perché questa cosa non fuoriesce la mozzarella, diciamo, no? Il pomodoro, perché poi se cade l'acqua si bagna tutto l'impasto. Ecco perché, no? Invece così mi rimane il bordo più alto e non c'è pericolo che fuoriesce tutta la mozzarella o il pomodoro. Eccola qua, no? Bella piccic, e poi piccola, è una bella porzione. Ecco, guardate che carina, guardate, vedete i bordi, deve essere così alta, vedete? Eccola qua. Quindi adesso ci andiamo a mettere il pomodoro. Io metto questo perché a lui il pomodoro proprio non piace, le bucce, no? Piace soltanto un po' di macchiata così, senza quelle scorze di pomodoro, no? Così. Ecco fatto. Mozzarella. Sei un medico di pensione. Stiamo cercando 200 medici con task force coronavirus a disposizione delle regioni per rinforzare il personale in caso di necessità. Compila il form entro le ore 20 del 23 novembre 2020. Ecco. Facciamo così. È previsto il limitaggio da via rimborso per vitto, alloggio e viaggio presso il comune di assegnazione. Adesso ci vado a tagliare. Metto un po' anche a lui di formaggio perché anche a lui piace così. Ecco. Adesso ci andiamo a tagliare gli user. Ma fare una colorazione da sola mi sembrava difficile. Poi ho scoperto gli altri. L'applicazione è facilissima. Con il 60% di olio, senza pulire. I miei capelli sono morbidissimi. Colore e copertura sono wow. Ciao ricrescita. Mettiamo un altro. E va bene così. Si potrebbe andare da lunedì a fare la
Ecco fatto. Un po' d'origano. Un po' d'olio. Un po' di sale. Alla mia non avevo messo un po' di sale, no? Un po' di sale, che? Eccole qua le mie pizze, vedete? Guardate che